dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge, io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Il frutto che come tralci dobbiamo dare è la testimonianza della nostra vita cristiana. Dopo che Gesù è salito al Padre, è compito dei discepoli, è compito nostro continuare ad annunziare il Vangelo, con la parola e con le opere. I discepoli, noi discepoli di Gesù, lo famo testimoniando il suo amore. Il frutto da portare è l'amore. Attaccati a Cristo riceviamo i doni dello Spirito Santo e così possiamo fare del bene al prossimo, fare del bene alla società, alla Chiesa.